è un servizio di emergenza, nel senso che cerca di rispondere ad un'esigenza di carattere sociale visto l'alto costo del parcheggio all'ospedale. È un servizio sperimentale, nel senso che dovremo vedere l'utenza, e per il momento il contratto è di un mese. Se non sarà risolta la trattativa tra ULSS, Regione e Sumano Sanità, avremo una seconda linea dal mese prossimo che dalla zona industriale di Schio, dal parcheggio del Campo Romano, arriverà sempre all'ospedale, sempre in 5 minuti. Può avere anche un'altra caratteristica sto servizio, e cioè essere uno strumento di pressione nel momento in cui si cerca di arrivare a una soluzione che tutti auspichiamo sia quella del parcheggio gratuito. Il costo è tutto sommato anche modesto, paragonato agli introiti che si hanno mensilmente all'ospedale, ovviamente con costi di gestione, noi non entriamo nel merito, rispetto appunto ai costi di gestione dell'ospedale stesso. Io anzitutto vorrei ringraziare il Comune di Sant'Orso per la celerità di come è stato messo in piedi questo servizio. Tra di noi ci dicevamo scadenze impossibili, perché la prima scadenza ci siamo detto era il 1° agosto, ma obiettivamente no. Il fatto che il 20 agosto parta questo servizio, quando abbiamo cominciato a parlarne praticamente un mese prima, è sicuramente una testimonianza di celerità, di organizzazione del servizio. Credo che di questo vada dato atto a chi rappresenta l'amministrazione, ma anche a chi lavora nell'amministrazione di Sant'Orso. Perché questo servizio? Beh, anzitutto per testimoniare l'assoluta volontà dei sindaci di creare un forte movimento di opinione da parte delle persone, dei cittadini di questo territorio, per superare quelle condizioni poste di parcheggio, poste, lo ricordiamo, nel 2007, quando con la firma del contratto si è terminato il procedimento di project financing. Da questa situazione noi vogliamo uscirne, questo è uno degli strumenti attraverso e chiediamo ai cittadini non di usufruire di una possibilità. Cioè, il messaggio che vorremmo dare non è quello: se non volete pagare il parcheggio c'è il servizio. Anzi, vi chiediamo di fare il sacrificio di utilizzare il servizio del bus navetta, proprio per testimoniare anche attraverso una diminuzione della redditività del servizio che vorremmo concorrere a realizzare. Testimoniare attraverso l'utilizzo di questo servizio anche una battaglia che è di tutti, dei cittadini e dei comuni, che non sono altro che i loro rappresentanti. Questo è il punto fermo, quindi anche il messaggio che vorremmo dare ai cittadini. Io oggi ho spedito, e durante il viaggio in pulmino vi chiederò le mail a chi non è stato raggiunto delle mie mail inviate, ho spedito una comunicazione con cui di nuovo i sindaci chiedono i contenuti non solo del contratto, che non è mai stato messo a disposizione, ma anche degli allegati rispetto a tutti i servizi conferiti con il project financing. Quindi in questi giorni noi abbiamo prodotto una nuova richiesta rispetto a quei dati che nel 2007 non sono state messe a disposizione dei comuni, anche per testimoniare le condizioni di informazione che abbiamo avuto a suo tempo. E questo, ripeto, se qualcuno, vi chiederò a ciascuno di voi le mail, perché nel pomeriggio produco eventualmente a chi non l'ho spedito fino adesso. Da quando abbiamo affrontato direttamente il problema, cioè praticamente dai primi mesi del 2012, sono state fatte varie azioni. In questi giorni, poi la notizia è trapelata, si stanno producendo dei risultati. Noi abbiamo incontrato a ritmo forsennato nei mesi tra marzo e maggio
il concessionario dopo che il contratto era stato firmato, il contratto di progetto, non solo sulle condizioni di parcheggio. Abbiamo fatto un tentativo di gestione che è abortito dopo che le prerogative date al concessionario da US 4 quando ha firmato il contratto di project financing erano eccessive rispetto alle possibilità di organizzare il servizio. Vogliamo uscire da quelle prerogative che sono state sottoscritte dall'allora direttore generale e dall'amministratore delegato di Sumano Sanità. Dicevo, di questi giorni è la notizia che dopo nuovi incontri organizzati da parte nostra nei confronti del concessionario, il concessionario ha formulato all'azienda una proposta per uscire da quelle condizioni, da quelle prerogative per stabilire la gratuità. L'azienda sta ora valutando quella proposta. Noi diciamo, gli abbiamo detto anche ieri, che per noi, siccome per noi il problema è molto semplice, siccome quelle condizioni sono state poste dall'azienda, è l'azienda che deve uscirne. Valuti finché vuoi la proposta, ma la gratuità del parcheggio non serve neanche che ci venga chiesto il parere, perché per noi è la nostra battaglia. Quindi se l'azienda ha dei problemi rispetto alle condizioni poste, noi sappiamo che possono essere sostenibili, deve essere dall'azienda, dalla regione se deve autorizzarla. Ci aspettiamo adesso quel passo che è possibile. Fino alla settimana scorsa lottavamo per creare le condizioni perché fosse possibile uscire da quella situazione. Oggi sappiamo che se si vuole, si testimonia il fatto che si vuole la gratuità fino in fondo, quindi si stabilisce definitivamente quell'accordo attorno a quella proposta, oppure qualcuno diventa responsabile del fatto che i cittadini pagano. Il fatto che nel 2012 possiamo ricontrattare quelle condizioni è già un grande risultato. Non credo, dobbiamo dirci fra qualche mese, che sprechiamo questa possibilità, perché quando all'inizio del 2012 siamo preoccupati di questa cosa, non eravamo sicuri di far determinare al concessionario una proposta per stabilire la gratuità. Questa proposta oggi c'è sul tappeto, compete all'azienda specificarne i dettagli, quando e come lo vuole. Noi sappiamo che essere sostenibile, e a questo punto ci aspettiamo semplicemente le decisioni conseguenti dell'azienda e della regione. Nel frattempo il pulmino funziona, e se i cittadini ci danno una mano utilizzandolo il più possibile, non servono percentuali di utilizzo chissà quali grandi. Però aggiungo un'ultima cosa che non è stata detta: siccome io vengo dalla Vallata, che è più periferica, questo servizio ha un ulteriore servizio. Abbiamo parlato tanto dei parcheggi, poco del trasporto pubblico locale. Il trasporto pubblico locale, che organizzato come è stato organizzato da sempre, ha sempre portato i cittadini di fronte all'ospedale di Tiene e di Schio. L'azienda ha tentato di organizzare, secondo me, fossilizzandosi sul servizio preesistente tra Tiene e Schio, una ricettività del trasporto pubblico locale nei confronti dell'ospedale. Il tema è molto più grande, e su questo ci verrà impegnato nei mesi dopo l'estate, ed è quella di organizzare il servizio di linee di trasporto pubblico che arrivino davanti agli ospedali di Sant'Orso, quindi modificando, e questo è un passo che fa la provincia, o Ferro Tranvie Vicentini, modificando i propri percorsi delle linee per arrivare davanti agli ospedali. Questo servizio consente già adesso, in tutte le linee che arrivano verso Schio dalla Vallata, di scendere dal tunnel di Ferro Tranvie alla Favorita, di aspettare il giro che vedrete adesso, di prendere questo pulmino, e quindi da oggi è consentito a una parte cospicua dei cittadini dell'Alto Vicentino di arrivare in pullman. L'alternativa fino al 19 di agosto è quella di farsi una scarpinata da parte della Favorita e arriva fino all'ospedale. Sì, sono quanti, 2 chilometri. Mi permetto di aggiungere una cosa, cioè
al di là delle rozze dichiarazioni del commissario della provincia, dottor Smet, direi che la provincia deve svolgere un ruolo su questa, perché la strada che va all'ospedale è provinciale e lì ci vuole una pista ciclabile su cui il comune di Sant'Orso ci può mettere qualcosa, anche del significativo, ma qui non può avere l'onere totale di questa cosa. E il secondo, la revisione, come diceva il Presidente, del trasporto pubblico locale anche in funzione dell'ospedale è assolutamente necessaria. E qui la responsabilità è di un ente preciso che è la provincia. A parte il fatto che è pericoloso perché la gente continua a parcheggiare lungo, è molto pericoloso. Per gli automobilisti e per chi scende dalle macchine che poi... Diciamo che io ho obbligato l'apertura di un cancelletto a nord, perché se devono fare la rotatoria prima o poi tiravano sotto qualcuno. E voi osserverete che a nord c'è un cancello aperto su imposizione del comune di Sant'Orso. Però la viabilità su quel tratto di strada lì deve essere affrontata, però qua sembra che i problemi e le colpe e i problemi sono solo nostri, solo dei comuni. Perdona, Piero, aggiungo una cosa, la conferenza continua a chiedere comunque, fino a che non ha risolto il problema, al comune di Sant'Orso di perseguire la possibilità del parcheggio a fianco, che vorrei chiarire, non è il fine. È uno strumento di una battaglia che noi serve per arrivare alla gratuità dall'altra parte. Siccome i mezzi li usiamo tutti, chiaro, ma noi andiamo avanti con l'aspetto urbanistico da quel punto di vista. Come andiamo avanti in un approfondimento di carattere giuridico se questo sistema risponde al dettato costituzionale del diritto alla salute?